Radio Radicale, siamo con Marco Furfaro del Partito Democratico per parlare dei rapporti tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle dopo il decreto Ucraina. Allora, che succede e soprattutto se pensate che adesso ci sia una gara a chi acchiappa più voti prima delle consultazioni politiche? Nessuna gara, è il momento di guardare al futuro e quindi di guardare alla vita e ai problemi delle persone. In questo momento c'è l'aumento delle bollette, prezzi che aumentano, costi sempre più alti per famiglie, disoccupati, precari che sono in grande difficoltà. C'è una dialettica sempre nelle maggioranze, nei governi, però oggi più che mai, visto che c'è una guerra in corso che rischiano di pagare le famiglie e le imprese italiane, è il momento di risposte immediate che tutti i partiti mettano al centro dell'agenda di governo i problemi e la vita delle persone. Ecco, ma voi come avete trovato questa battaglia sulle spese militari del Movimento 5 Stelle, dopo che il Movimento 5 Stelle insomma, ha aumentato le spese nei governi a guida pentastellata? In questo momento nel paese credo che pochi si domandino delle polemiche che fa la politica e che fanno il governo, ma pensino molto di più purtroppo a come pagare le bollette, ai prezzi esorbitanti che gli arrivano a casa e per le famiglie italiane e anche per le imprese italiane che ricordiamo danno lavoro e portano una crescita economica, è un grande problema. Per questo motivo penso che tutti i partiti, a partire anche dal rapporto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, debba essere incentrato su questo e sono sicuro che tutti abbiamo come stella polare l'idea di risolvere i problemi e delle persone. Quindi questo è stato un falso problema che diciamo non ha interessato l'opinione pubblica? Ha interessato sicuramente l'opinione pubblica, però credo che l'opinione pubblica siano milioni di cittadini italiani che in questo momento più che delle polemiche interne alla maggioranza hanno bisogno di sentire dalla stessa maggioranza e dal governo delle risposte immediate, concrete ed efficaci. Come ha trovato il fatto che Draghi sia andato da Mattarella e che poi abbia sentito il bisogno di farlo anche Conte, precisando che non vuole la crisi di governo? Credo che sia una normale dialettica istituzionale nel rapporto tra partiti, governo, istituzioni e il Presidente della Repubblica, perché credo che sia agli occhi di tutti che è un momento molto delicato a livello italiano, a livello europeo e ovviamente a livello mondiale, per il quale serve coesione, serve sensibilità e serve soprattutto una grande unità anche a livello di governo per appunto dare risposte alle famiglie. Bene, io la ringrazio, grazie a Marco Furfaro del Partito Democratico. Grazie a voi.